Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video. Secondo video del mese ebraico cristiano, sicuramente quello più incasinato e non so davvero come fare a renderlo il più semplice possibile. Ci proverò, ma ho già visto tanta confusione sotto ai commenti nello scorso video. Cercherò di essere il più chiaro possibile, salterò un sacco di rughe strane. Cercherò davvero di rendere il tutto il più semplice possibile, perché oggi si parla dell'albero sefirotico della vita e la suddivisione dell'universo in quattro mondi, secondo le teorie più arcane e mistiche dell'ebraismo. Bando alle ciance, perché ce ne sono tante di cose da dire, e sigla. Diciamo subito che non starò qui per perdere tutto il tempo ad elencarvi tutta la serie di alberi del mondo, della vita, delle varie mitologie da cui gli ebrei potrebbero benissimo aver preso a piene mani e rubato del materiale per le loro concezioni. Babilonesi su tutti, perché la mitologia babilonese e sumera praticamente è quasi identica a quella della Genesi ebraica, quindi lasciamo perdere. Sapete ormai che molte religioni hanno avuto un albero della vita, il mito norreno è Yggdrasil per esempio, quindi ci sono tanti alberi della vita, non stavo a parlare di tutti, parliamo oggi dell'albero sefirotico, che però è un concetto apparso nella prima dottrina ebraica solo nel III secolo d.C. e solo nel XIII secolo ha trovato ampio respiro nella cultura occidentale, soprattutto in quella misterica, magica, un po' underground di quei tempi. L'albero della vita è, nella dottrina ebraica, comunque il tentativo di giustificare e separare l'essenza stessa di Dio dal suo anelito creatore. Infatti le 10 sfere chiamate Sefirot, che compongono l'albero della vita, collegate ognuna da 22 sentieri che rappresentano insieme le 32 vie di saggezza, sono un tentativo di far capire in maniera metaforica il processo che ha portato l'essenza infinita, l'Ein Sof di Dio, a pensare e creare poi il mondo finito. La composizione più conosciuta anche oggigiorno, e sicuramente molti di voi già la conosceranno, dell'albero della vita prevede la presenza di 10 Sefirot, 10 punti di forza come ho già detto, ognuno dei quali è collegato fra di loro attraverso vie orizzontali, verticali e diagonali, 22 per l'esattezza, che compongono in pratica la struttura dell'albero. Vedremo 3 sentieri diversi, uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, e orizzontalmente invece l'albero sarà diviso in 3 veli. Farà inoltre da fulcro ai 4 mondi che compongono il regno immateriale e materiale creato da Dio secondo la dottrina più arcaica ebraica cristiana, diciamo così. Partiamo quindi ad analizzare una per una tutte le 10 componenti più essenziali di questo albero della vita, ovvero per l'appunto le varie Sefirot. E cominciamo subito con la prima, quella che è più in cima, Keter, la corona. Keter è la corona o il diadema regale. Rappresenta in pratica, in maniera figurata, il pensiero, il primissimo pensiero di creazione ideato da Dio. Secondo alcune concezioni, ogni Sefirot può corrispondere a una parte del corpo e questa Sefirot ovviamente corrisponde alla testa, al cranio. Inoltre è possibile associare Keter a una figura biblica, in questo caso quella del Messia. Keter rappresenta anche però l'inesistenza di pensiero, il bianco e il nero assoluti, l'indeterminatezza, la ancora non esistenza e l'energia pura e grezza che poi si canalizzerà attraverso le altre Sefirot dell'albero della vita nel regno materiale che così verrà creato. Passiamo adesso a Chokhmah, che è la prima Sefirot che troviamo sull'albero, sul ramo dell'albero alla destra, e rappresenta la saggezza, il primo pensiero, quello che poi darà forma a tutto il resto, è in pratica la prima rielaborazione razionale del concetto della potenza grezza creativa di Dio. Corrisponderebbe all'emisfero destro del cervello e inoltre dovrebbe essere associabile a personaggi biblici come Mosè e Adamo.
Chokma rappresenta anche l'essenza maschile, è l'unica Sephiroth che ha un genere definito ed è quello maschile. In realtà tutto quanto il sentiero di destra è maschile, ma vedremo tra un po'. Così come Chokma è maschile, la sua analoga sulla sinistra, Bina, è femminile. Bina è femminile perché è la comprensione, è l'intelligenza, è quella Sephiroth presso cui il pensiero elaborato dalla saggezza prende effettivamente forma di un'idea, viene data alla luce l'idea della creazione. Bina quindi è il principio femminile dell'universo. La parte anatomica assegnata a Bina è o il cuore oppure ovviamente l'emisfero cerebrale sinistro. I personaggi biblici adesso assegnati sono Lea, Mosè e Noè. Abbiamo poi Chesed, che in pratica è la Sephiroth della pietà e della misericordia. È il punto in cui tutte le energie creative vengono meglio organizzate per quello che sarà poi l'opera di creazione vera e propria. Metaforicamente rappresenta il braccio destro e i personaggi biblici adesso assegnati sono Abramo e Aronne. Passiamo adesso all'analoga di Chesed. Sulla sinistra troviamo Gevurah. Gevurah rappresenta il potere, il rigore e la giustizia, è anche la sede del chirurgo celeste, colui che amministrerà e farà in modo che nell'universo viga sempre una legge fissa, immutabile, che venga rispettata da tutti. Gevurah è associata spesso al braccio sinistro e il suo personaggio biblico rappresentante è il figlio di Abramo, Isacco. Si passa quindi alla seconda Sephiroth della via centrale dell'albero della vita, ovvero Tiferet, la Sephiroth della bellezza, che riceve in sé tutta la conoscenza della cima dell'albero, ovvero Keter, e la distribuisce poi agli elementi degli esseri umani che poi compariranno in pratica alle radici dell'albero della vita stesso. Tiferet è associata alla parte anatomica del corpo umano del torso, il suo personaggio biblico rappresentante è il figlio di Isacco, Giacobbe. Poi abbiamo Nezach, che è la Sephiroth della vittoria e del trionfo, e che è anche il centro però della bellezza che ispira elementi, è il punto di origine dell'amore. La parte anatomica associata ad essa è la gamba destra e il suo rappresentante è Mosè. Poi abbiamo Hod, la gloria, l'eternità, e anche la Sephiroth del ramo sinistro più vicino al mondo materiale, ed è da qui che in questo giunge la legge elaborata in Binah. La parte anatomica di questa Sephiroth è la gamba sinistra e il personaggio biblico assegnatole è Aronne. Abbiamo dunque la terza Sephiroth del percorso centrale, Yesod. La Sephiroth del fondamento, questo perché tutto il potere emanato da Keter e tutte le informazioni elaborate in Tiferet giungono a Yesod, che poi le rigetta direttamente nel mondo materiale, essendo la Sephiroth del ramo centrale praticamente più vicina al mondo materiale prima dell'ultima, la decima, che in effetti rappresenta il mondo materiale. A Yesod sono assegnati numerosi personaggi biblici, tutti quanti collegati alla saggezza, alla grande conoscenza, come per esempio Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe che aveva doti da preveggente, o il re Salomone, l'uomo più sapiente e giusto mai esistito. Dalle parti anatomiche, Yesod corrisponde in pratica ai genitali, alla parte maschile o femminile del corpo. Infine abbiamo l'ultima Sephiroth, Malkut, il regno materiale, il regno vero e proprio. Se in cima abbiamo la corona, questo è il regno di Dio, la terra, il mondo materiale, non c'è altro da dire. La parte anatomica assegnatole è la bocca e i personaggi biblici che le sono assegnati sono Re Davide e Rachele. Oltre a queste 10 Sephiroth si può trovare in dottrina la presenza di un'undicesima Sephiroth, invisibile, Dahat, che si trova, se vedete il disegno dell'albero sefirotico, tra Keter e Tiferet. È uno spazio vuoto dove dovrebbe esserci questa undicesima Sephiroth che potrebbe o rappresentare tutta la conoscenza o addirittura essere la sintesi di tutte quante le altre Sephiroth.
Ognuna di queste Sephiroth, come potete vedere, è collegata da un sentiero che può essere verticale, orizzontale, in questo caso sono solo tre se non mi sbaglio, o diagonale, per un totale di 22 sentieri, ognuno segnato con una lettera dell'alfabeto ebraico. Ogni sentiero ha una sua particolarità e appartiene a un gruppo di lettere ben preciso, ma siccome per sapere queste cose bisogna saper parlare ebraico, io non lo so parlare l'ebraico, non starò qui a spiegarvelo, anche perché è un discorso particolarmente difficile, se volete consultate un rabbino. Detto questo, sapete la struttura base dell'albero della vita, passiamo ad analizzarne alcune parti. Adesso parliamo di quelli che ho già citato, i tre sentieri. In effetti, per scendere o risalire l'albero della vita, ci sono tre sentieri possibili, quello di destra, quello di sinistra e quello centrale. Questi tre sentieri, chiamati tre pilastri, sono il pilastro della misericordia sulla destra, il pilastro del rigore sulla sinistra e il pilastro della coscienza nel centro. Il pilastro della misericordia è di colore bianco tradizionalmente e rappresenta il principio maschile, anche perché la Sephiroth che si trova in cima a questo pilastro è proprio quella che rappresenta in tutto e per tutto il principio maschile, ed è anche l'unica, perché le Sephiroth sono e cambiano sesso in pratica a seconda dell'altra Sephiroth di riferimento di cui si parla in un discorso. Una Sephiroth è femmina per la Sephiroth che le sta sopra e maschio per la Sephiroth che le sta sotto. Lo so, non significa un cacchio, ma è così la dottrina. Viene chiamato in ebraico Jachin. L'elemento che rappresenta è principalmente il fuoco, ma come ho già detto, tutto quanto quello che è forza maschile. Inoltre rappresenta l'attività, il mettersi in moto spinti dalle emozioni. Il pilastro sinistro è il pilastro del rigore, la colonna chiamata Boaz la Nera, appunto il colore predominante è il nero e la sua essenza è femminile perché è dominata da Binah, l'unica delle Sephiroth ad essere puramente femminile. Il suo elemento principale, ovviamente, essendo il contrario dell'altro pilastro, è l'acqua. Probabilmente rappresenta tutto quell'insieme di energie che sono statiche, rappresenta la legge, la giustizia, la saggezza. E poi c'è l'ultima via, la via della coscienza, il pilastro centrale che parte da Keter e arriva a Malkut. È l'unico luogo in cui le grandi opposizioni, maschio, femmina, fuoco, acqua, bianco e nero, trovano perfetta sintesi. È la via della freccia, è quella più diretta per arrivare a Dio, è la via della filosofia e della teologia, è quella che collega direttamente il mondo materiale al pensiero creatore di Dio. Passiamo adesso ad analizzare i tre veli, quelli che separano orizzontalmente stavolta l'albero della vita. Sono tre veli che i cultisti, gli iniziati, devono metaforicamente stracciare, raggiungendo via via un livello sempre più elevato di spiritualità, in modo così da raggiungere la presenza di Dio in realtà, cosa che però non è tecnicamente possibile. Ma fatta questa breve premessa, vediamo quali sono questi tre veli. Il primo velo è quello che separa l'ultima Sephiroth, Malkut, dal resto dell'albero. È il velo dell'iniziazione. L'iniziato a questo punto deve rendersi conto che oltre il mondo materiale esiste un mondo immateriale. Facendo ciò, scavalca in pratica il primo velo di esistenza. Il secondo velo è Paroket, che separa le tre Sephiroth della dimensione psichica, ovvero Yesod, Hod e Nehet, dal resto dell'albero. In pratica, l'iniziato che giunge a questo livello raggiunge una piccola illuminazione, una piccola saggezza universale, che poi è il raggiungimento, la nascita nella nostra mente dell'esistenza di Tiferet, e una volta fatto ciò supera anche il secondo velo. Il terzo velo, parallelamente al primo, è quello che separa le tre Sephiroth più in alto da quelle che ci sono nel resto dell'albero. L'iniziato che arriva a questo punto, a questo velo, che attraversa per metà, in pratica, divide a metà la Sephiroth invisibile, Dat, riesce praticamente a sbloccare un livello di conoscenza altissimo, arrivando quindi alle tre Sephiroth metafisiche.
è in pratica il dominio dell'estasi mistica, che però vede un ulteriore confine ben più difficile da superare, ovvero quello che divide l'albero da Dio stesso. È difficile da superare, non impossibile, ma è sconsigliabile, perché un iniziato che dovesse superare quest'ultimo velo diventerebbe pari a Dio e scomparirebbe, perché è legge che possa esistere un solo Dio e Dio non vuole lasciare la poltrona. Si spiega così cosa succede nei vari impact di Neon Genesis Evangelion. Difatti, tutta la serie è il cammino di Shinji Ikari nel raggiungimento dei vari stati di conoscenza, superando le varie emozioni rappresentative delle 10 Sephiroth, squarciando i tre veli, raggiungendo quindi la dimensione semidivina, che poi viene puntualmente interrotta perché poi, vabbè, finale di Evangelion a caso. Passiamo dunque all'ultima, e qui chiudo, divisione dell'albero della vita, la divisione in quattro mondi. Difatti nella religione, nella credenza più ortodossa ebraica, l'universo è diviso in quattro mondi immateriali, oltre a quello materiale. In realtà ce ne sarebbero cinque, uno però che teoricamente non esiste più. Il quinto mondo, il mondo primordiale, al di fuori dell'albero della vita, si chiama Adam Kadmon ed è in pratica il mondo prima della manifestazione di Dio e della sua creazione. Sì, lo so, Adam Kadmon, mistero, battute, bla bla bla. Per fortuna non devo dire nient'altro al riguardo. Il primo mondo che è presente sull'albero della vita è Azilut, che ha il suo centro in Keter e riesce ad avviluppare nella sua dimensione Daat, la Sephiroth invisibile, e poi l'area immediatamente superiore all'albero, praticamente la coscienza di Dio. È quell'area, quel mondo metafisico in cui c'è il primo pensiero della creazione. Abbiamo poi Benia, il secondo mondo, che ha il centro nella Sephiroth invisibile Daat e si estende da Keter fino a Tiferet. È il mondo della creazione. Qui le idee cominciano effettivamente a prendere forma di tutto ciò che poi sarà il mondo materiale. Il nome del secondo mondo, Beria, deriva dal termine che significa creare. Invece il nome del terzo mondo, Yetzira, deriva da fare. Il terzo mondo, difatti, è il mondo in cui la creazione che viene pensata in pratica nel secondo mondo diventa fatto. Qui si fanno robe, si creano materialmente le cose che poi andranno a trovare il loro posto nel mondo materiale. Yetzira si dovrebbe trovare centrato su Tiferet e parte da Yesod fino a includere anche Daat. Ultimo mondo, quello che è in pratica il mondo materiale, ma anche, diciamo così, una dimensione leggermente immateriale dell'universo, Hassia, il creato in pratica, il mondo materiale, il nostro mondo, però c'è anche un Hassia immateriale ancora, un piccolo scarto di esistenza, è difficile da spiegare, non penso che ve lo spiegherò. Comunque è il mondo dove la creazione è finalmente compiuta, è il mondo degli esseri viventi, attraverso le 10 Sephiroth, attraverso l'albero della vita, su Hassia, grazie al movimento dei troni o degli Ofanim, che vi ricordo sono delle ruote fiammeggianti, in pratica con la testa di angeli che hanno quattro facce, c'è il video apposito per sapere cosa sono i troni, arriva tutta la luce, la conoscenza e la benedizione di Dio. Qui però siamo nel mondo più lontano effettivamente dalla presenza di Dio. La luce di Dio qui arriva di meno, ci sono delle zone d'ombra, ovvero il male. Su Hassia convivono bene e male e questa è una concezione filosofica che molti padri della Chiesa hanno ripreso all'inizio del cristianesimo. Hassia è centrato su Yesod e si estende da Malkut, il regno materiale, fino a Tiferet. Questa è tutta la descrizione della cosmologia dell'albero della vita sefirotico secondo la religione mito ebraica soprattutto. Ci sarebbero da dire altre cose, come ad esempio ci sia un angelo assegnato più o meno a ogni sefirot, ma ci torneremo poi in futuro.
Vi posso anche far notare come la distinzione fra i primi tre mondi immateriali sia la stessa distinzione di funzioni che si troviamo nella gerarchia dei serafini, dei cherubini, degli ofani motroni: pensiero grezzo, organizzazione, creazione. Vi potrei anche dire che effettivamente l'albero della vita rappresenta, passando dall'alto verso il basso, l'opera dell'energia di Dio che compie effettivamente la creazione, passando per tutta la saggezza, tutte le emozioni e tutta la fatticità della creazione vera e propria. Ma potrei anche dirvi come, in senso contrario, dal basso verso l'alto, come ho anche spiegato, l'albero della vita rappresenta un percorso di perfezionamento spirituale nella persona, partendo dal mondo materiale fino al mondo spirituale. Tutte queste cose meriterebbero ore e ore di spiegazione, ma io non ve le posso dire. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma si andrebbe a sfociare in teorie religiose, mistiche e magiche, occulte, che qui, in questo momento, non mi interessano propriamente. Quindi il video si può concludere qui. Bene, detto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro e conciso, che questo video verrà comunque lunghissimo, perché me lo immagino ve lo beccate, perché ho cercato di spiegarvi tutto il più chiaramente possibile. Se trovo altri dubbi inimmaginabili, davvero non so come altro fare, so che l'argomento è spinoso, dal prossimo video andrà un po' meglio perché si parlerà di robe distruttive. Io spero che questo video vi abbia interessato e vi sia piaciuto. Vi ringrazio tutti quanti gli iscritti, mi piace, commenti e condivisioni a questo e tutti quanti gli altri video. Se il canale vi piace, continuate a iscrivervi, lasciate commenti, vi piace e condividete. Vi ricordo pagina Facebook, link in descrizione. Ci vediamo sabato con il Mitologicamente Parlando di questa settimana e settimana prossima con il video sull'Apocalisse. Bye!